non ce la faccio, ragazzi. So che sto solamente evitando l'inevitabile. Facciamolo insieme. Guarda, mi prendo pure il caffè insieme a voi. Allora, io vi dico subito, io sono un sacco schifosetto. Cioè, io probabilmente passerò tutto il video così. Però, questa è una sfida tra me e voi. Siete stati voi che avete lasciato 50.000 mi piace all'ultimo video. Quindi voi adesso me lo vedete, ok? Io alla fine del video dirò una parola che voi dovete scrivere nei commenti. Quello mi farà capire che ve lo siete visto tutto. Dovete resistere, raga. Volevo fare il video sulle risse, ma qualcuno mi ha anticipato. Sembra fatto apposta, perché nell'ultimo video ho detto: ah, vorrei fare le risse. Pam, le risse. Vabbè, scherzo, ragazzi. Sto solamente rimandando l'inevitabile. Quindi adesso ci andiamo a vedere, ragazzi, le cose peggiori che avrete mai visto. Io purtroppo ne ho viste tante. Non è facile vedere cose di sto tipo in TV, ma quando le vedete, ragazzi, pelle d'oca, ok? Io mi ricordo, a parte gli infortuni di Sissé, ve lo ricordate? Lui, ragazzi, si è rotto la tibia due volte. Mamma mia, mamma mia. Mi ricordo l'infortunio di Edoardo e mi ricordo uno di un giocatore del Messina che andò a sbattere ai cartelloni pubblicitari, si aprì tutta la coscia, ragazzi, una cosa indicibile. Io sbratto, ragazzi, ve lo dico. Qua oggi è prova a non vomitare, Guardate, guardate la gamba di Larson. Porco due, porco due, porco due. No, no, raga, io sto tutto il tempo così, ce posso sta. Ce posso sta. Ah, è questo, ragazzi, è questo il gioco. Ah, no, non è questo. Porca miseria. Porca miseria. Porca miseria, ma che fai in quadri? Guarda che stronzi, guarda che maledetti. Guarda che quadrano così. No, no, raga, no. Allora, ma adesso vi racconto una storia prima di continuare. Faccio velocemente perché dobbiamo spezzare un po' il ritmo, perché sennò qua ci sentiamo male. A calcetto un mio amico si è rotto il tendine d'Achille. Se l'è rotto da solo correndo. Però noi stavamo giocando, ragazzi. A un certo punto si è sentito sto rumore uguale. E cade e lui si rialza. Oh, ma hai fatto il fallo? Tutti, guarda, no, non ti abbiamo toccato. Ma che stai a dire? 3 secondi di silenzio. È in quel momento che ha capito che qualcosa non andava, aveva capito che si era fatto male, ha sbiancato, noi abbiamo tutti sbiancato, non sappiamo che cazzo fa. Madonna, ragazzi, che brutto. No, 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 basta. Tra l'altro, ragazzi, a proposito di questo tipo di infortuni, state molto attenti se giocate nel campo d'erba sintetico, perché fasciatevi le caviglie, perché insomma è facile che il campo d'erba sintetica vi possa far male infortuni, non di questo tipo, però vabbè, andiamo avanti, per favore. Cazzo fa sto portiere? Ma fatti i cazzi tu, portiere! Ma te facevi l'affaracci tuoi! Oh mamma mia, guarda! Dio! No! No, basta, no, attimo, ecco l'infortunio di Sissé. Questo mi pare che è Sissé? Sì, questo è Gibril. Porca vacca, ragazzi, pensate, lui... Questo tipo di infortunio ce lo ebbe due volte. Ve lo lascio guardare a voi, perché io me lo ricordo molto 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 bene. Ce lo ebbe con Liverpool e con la Francia. Sfortunatissimo Sissé, ragazzi. Sfortunatissimo. Che poi questo era il suo momento, quello top. Aia, qua si sono fatti tanto male. Qua si sono fatti tanto tanto male. Chiama. Guarda quello che si mette le mani in testa. Raga, quando i compagni si mettono le mani in testa è brutto segno. Bestia. Meno male che è pixelato. Porco due. No, vabbè. Edoardo, ragazzi, quando vide la caviglia che era praticamente distrutta, gli misero la mascherina dell'ossigeno, perché a un certo punto, cioè, vai tipo in panico, non capisci più niente, svieni. Infatti, cioè, raga, infortunio di questo tipo è accaduto ad Anderson Silva, The Spider, uno dei lottatori di arti marziali miste forse più forti nella storia, ragazzi. Gli è successo questo. Ah, durante un match gli si è rotta la tibia. Porca troia. Zuma. Questo è Zuma. E qua, ragazzi, gli è partito il ginocchio. Qua si è partiti tutti i legamenti. Tra l'altro Zuma, uno dei difensori ai tempi, quando venne preso al Chelsea, più promettenti del panorama francese, ma in generale del calcio giovanile. Ecco l'Eduardo. Però queste cose io non le capisco, perché io ho giocato fino a prima categoria, quindi proprio quando si menano. Ecco, vedete, guardate Fabregas che dice: porca miseria che si è fatto questo, contro il Birmingham.
non ce l'hanno fatto vedere. Però ragazzi, queste sono cose da infami, perché vi dicevo, ho giocato nel campo pure di periferia e non capisco com'è possibile che uno si deve mettere lì a fare i fallacci. Ok, mette un po' di cattiveria, ok, cerca di vincere contrasti, io lo capisco, però fa male all'avversario, proprio no. Cioè è una cosa proprio sbagliata. John Arne Riise, che tirava certe stecche, che ha fatto? Ah, gli si è girata la gamba. Oh mamma mia questo. Oh mamma mia. Oh mamma mia, gli ha distrutto la gamba, guardatela. No, però così non si può, raga, non si può giocare così. Guarda che dice, io non ho fatto niente. Questo mi sa che è Ustari. L'ha pure ammonito, gli ha distrutto la gamba. Gli ha distrutto probabilmente la carriera. Oh dai, sti falli no, già lo so che l'ha ammazzato. No, 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 raga, no, no. Scusate, scusate, sto interrompendo un sacco di volte, però veramente sto sudà. Si vede? Guarda, guarda, guarda. Poi immagino, ragazzi, che faccia un male cane. Farà un malissimo. Ah, con la gamba proprio così. Ah, porco Giuda. Ecco, balla contesa, qua si ammazza. No! Oddio. Oddio, oddio, oddio. Oddio, 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 oddio. Oddio, oddio, raga, mi serve la mascherina. Mi serve la mascherina. No, guarda che infame, che pezzo di merda. No, dai, sono infame. Questa cosa, ragazzi, questa cosa, perché la devi fare? Gli fai male in quel momento, ma rischi anche di rovinargli la carriera. Cioè, ma gli rovini pure la vita. Io mi ricordo che quando giocavo in prima categoria c'avevo un difensore che menava sempre. E durante i calci d'angolo gli dava i pugni, dava i cazzotti, cioè, sulle costole, ai reni. Faceva cose, cioè, da galeotto, ma che cazzo, cioè, sta a giocare a pallone. E mi ricordo che uno giustamente gli ha detto, oh, ma che stai a fare? Io domani devo andare a lavorare. E adesso mi è venuto in mente che io giocavo difensore. C'era questo attaccante che era particolarmente sbrocchino. Voi sapete che se giocate ai campi di periferia trovi sempre il matto, no? Quello che aspetta solo quello per fare le entratacce di cui parlavamo prima. E questo qua, ragazzi, mi ricordo che io avevo la palla, prese la rincorsa da lontano per farmi un fallaccio da dietro. Ovviamente mi ha fatto un fallaccio da dietro. Io fortunatamente non mi sono fatto niente, ma lui mi sa che gli si è un po' ricortata contro. Si fece malissimo e dovette uscire in barella. Cioè lui che fece il fallo a me. Quindi, ragazzi, state attenti pure a quello. Si dice, ma che ho fatto? Che ho fatto? Guarda che hai fatto. Guarda un po'. Io sta rimetto a posto, se ci riesce. Anderlecht contro lo Standard Liegi. Guarda, guarda. Pezzo di fango, pezzo di fango. Io qua lo squalificherei a vita. Vi mostro, ragazzi, anche l'infortunio di Dembaba. Vi ricordate la mitica canzone di Dembaba? Però purtroppo Dembaba, ragazzi, in Cina subì questo tipo di infortunio. Bruttissimo, frattura scomposta, mi pare sempre dalla tibia. Fece il giro del mondo, sto fallo. Oh, guarda, guarda, è diventato rubber. Che poi, ragazzi, Dembaba insieme a Sissé erano una coppia fantastica nel Newcastle. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Forse, ragazzi, il nome Scuderi non vi dirà niente. È un giovane calciatore italiano che purtroppo, ragazzi, si è dovuto ritirare all'età di 21 anni. Il suo sogno purtroppo si è interrotto, ma guardate perché. Tra l'altro promettentissimo giocatore, perché giocava nelle giovanili del Borussia Dortmund. Ora vediamo se ci fanno vedere il capoccione di quel tizio, ce l'ha coperto, però potete capire la gravità. Immaginate che cosa può aver passato sto ragazzo in quel momento, ragazzi. Voi giocate a pallone. Guarda, guarda lui che dice, porco dono, ragazzi. Anzi, qua stanno a livelli grossi, ragazzi. Perché Borussia Dortmund immagino che sia un campionato serio. Guarda, guarda, guarda la gente così mette la mano davanti a... E quindi vedi, c'è la barella e tutto il resto. Quando giocavo io, ragazzi, nei campi de Pozzolana, se ti facevi male rimanevi là. Infatti questo è un grosso problema, vabbè. Mio Dio, ragazzi. E purtroppo, non so se ci abbiamo delle immagini di Scuderi. Ci abbiamo st'immagine oscena, ragazzi. Oscena.
Io mando un grandissimo abbraccio a Dario. Se siete arrivati fino qui, scrivete nei commenti la parola pomata, perché quando ci facevamo male noi diciamo sempre ghiaccio e pomata, quindi pomata. Se siete stati degli uomini veri e insieme a me siete arrivati alla fine. Ragazzi, 30.000 mi piace, andiamo a fare però i fallacci, quelli un po' più divertenti. Quelli fatti magari a Cristiano Ronaldo, gente forte, o quelli della Sunday League, cioè dei dilettanti, quelli sono ignorantissimi. Senza che qualcuno si faccia veramente tanto male, ragazzi. Ciao a tutti, amici, ciao alla prossima, ciao ragazzi. Ciao! Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.